Ciao, ben ritrovati. Adesso vi facciamo vedere come si fa la vera carbonara. Abbiamo guanciale, pecorino, uova e pepe. Sono gli ingredienti che servono per la vera carbonara. Andiamo prima di tutto. Già, deve tradurre. Da, normale, normale. Bună, suntem aici și Mario ne face adevăratele paste carbonara, care se fac cu guanciale, care este gușa de porc, pecorino, non parmigiano, parmigiano, ouă e pepe, pepe nero. Ok, l'acqua bolle, apa fierbe, pune sare in apă, mette sale, sale marino, sare, sale marino che trovate nel nostro supermercato, sia il sale, sia il pecorino, sia il guanciale. Questi... Poate produsele le găsiți în magazinele, allora, supermercate. Andiamo a preparare, a tagliare. Deci ne trebuie obligatoriu guanciale, ușa de porc. Diciamo che 70 grammi di guanciale a porzione, questo normalmente. Am 60 grammi di porție. A porzione, sì. Deci se pune 60 de grame pentru o porție de paste. Dar câte ouă trebuie la o porție de paste? Allora, visto che sono uova piccole, ne mettiamo due per porzione. Două întregi sau no, doar... No, solo rosso, solo rosso. Doar gălbenușul. Deci, sì, la o porție de paste punem două gălbenușuri, sunt ouăle, nu sunt foarte mari, punem două gălbenușuri și 60 de grame de guanciale. Allora, tanto facciamo. Îl tai cuburi așa. Foarte mulți, Mario, am văzut că pun smântână. No, la vera carbonara non ce l'ha. Deci carbonara nu... Non ce l'ha, anche perché... Eu cred că este, eu cred că sunt făcute cu smântână, tocmai pentru a nu pune ouă multe, nu? Diciamo che in Romania piace così con smântână, ma la carbonara non ci va. La vera carbonara non ci va. Adevărata carbonara se face cu gălbenuș de ou și pecorino romano, da? Nu smântână, de gătit. Adesso glielo facciamo vedere. Questa andiamo a mettere in tigaia. Deci, pecorino l'adaugă pe foc într-o tigaie și îl prăjește. Îl face crocant. Io metto un goccino d'olio per farla, se scioglie prima il grasso del guanciale. E l'adaugă un pic de ulei de măsline pentru a se topi mai repede grăsimea de la guanciale. Ora andiamo a mettere i spaghetti. Diciamo la porzione sono 100 grammi, 100 grammi più o meno sono questi, siamo a poco più di 200 grammi. Deci, andiamo. Pentru o porție se pune în jur de 100 de grammi. 100 de grammi de paste. 100 de grammi de paste. Noi siamo la Barilla, ma potete usare De Cecco, Boiello, tutte le paste che trovate poi al supermercato. Che sia pasta italiana, non pasta fatta in Romania. Deci el spune să folosim pastele de la supermercat, o paste făcute în Italia, nu paste din România. O în Ungheria, come fanno in Ungheria. Allora, adesso ciao, andiamo a rompere le uova. Teniamo solo rosso d'uovo. Deci punem doar galbenușul de ou. Asta înseamnă că tu ai pus două porții de paste, pui patru galbenușuri. Da. E voilà. Diamo quattro e poi ci mettiamo pecorino. Tanto giriamo. Lo facciamo diventare un po' croccante, che poi andiamo a ammorbidire
Mettiamo. Il pecorino lascia per poco come se faccia croccante. Mettiamo 60 grammi di pecorino. 60 grammi di pecorino. La patruga al benusciur. Da. La patruga al benusciur, 60 grammi di pecorino. Poi andiamo a mettere pochissimo sale perché il pecorino è salato. Fate attenzione, ecco tutto il sale che metto. E la posso un cappuccino sale perché se... il pecorino è salato. Per questa prima attenzione non le faccio in forte serata, e dove il pecorino è salato. Ecco, faccio vedere come tira fuori tutto il grassime da il guanciale. A quel punto lo stemperiamo, lo togliamo dal fuoco. Mettiamo un po' di acqua. Per lo faccio allo stato per poco guanciale, ci sa poco croccante. Ha adugato forte puzzina apo dentro allo muia un po'. Così si vede, no? Quanta acqua abbiamo messo. Aspettiamo la cottura della pasta. Aspettiamo che erba ci pastele. Allora, per guarnire il piatto io tolgo un po' di guanciale e poi lo metto sopra la pasta. Adesso lasciate frumoso per far friare, diamo un picco di guanciale dentro un castronel e ce la daugo da sopra alla finale queste paste. Le paste, un po' così. Aspettiamo 4 minuti che cuoce la pasta ancora. Ok, allora la riaccendiamo la padella. Deci, dopo ce l'hai dalla parte a come dai drumoiarla a fuoco. Esatto, adesso io la pasta la metto prima nell'uovo. Metto la pasta prima nell'uovo. Deci, il primo dato con le paste e le peste uovo. O il pecorino. L'uovo col pecorino. Ancora un po'. E ancora un po' qui. E voilà. Metto. Adesso spengo la padella è bella calda, metto l'uovo. Dici, dopo ce l'hai messo un castrone, e pone queste guanciale. E niente, e la carbonara è pronta. E voilà. Questa è la carbonara. Andiamo a... sei buono, non te cadè. Andiamo a fare una... la mettiamo qua, la mettiamo qui, poi ci mettiamo un po' di guanciale e mettiamo una girata di pepe. Questa è la carbonara. Sono adoperate le paste carbonara focute con guanciale, care gusha de porc, pecorino romano, da, o brânză de oaie veche, sărată, galbenuș de ou și piper. Poftă bună! Foarte bună!